nel ritorno finì 2-0 per gli albanesi che passavano quindi il turno. Sì, sì, passarono il turno e poi furono eliminati dal Göteborg. E un'altra partita storica di quell'anno fu la squadra, lo scontro tra i tedeschi dell'est della Dinamo Berlino contro i tedeschi dell'ovest del Werder Brema. E sai il tabellone, guarda che risultato clamoroso che ne uscì. Allora, vedo che all'andata vinse 3-0 la Dinamo Berlino. Sì. E il Werder ribaltò completamente il risultato vincendo 5-0 la gara di ritorno. Esatto. Adesso ti dico anche i marcatori. Sì, quello era un Werder Brema, non come quello di oggi che è ultimo in classifica. Era un bel certo, era un signor Werder Brema. Vedo qui che segnarono tra l'altro 5 giocatori diversi: Schaff, Kuzzo, Hermann Riedle. Questo me lo ricordo. Alle Riedle che giocò nella Lazio. E Burgsmüll, sì, Riedle arrivò poi anche in Italia, sì. Sì, sì, sì assolutamente, è vero. E questa fu senz'altro un'altra partita, che un'altra serie, diciamo, che probabilmente rimarrà nella storia. Sì, e poi, come dicevi tu, c'era il fascino dello scontro diretto, delle avversarie tutte possibili, insomma. Come dici spesso tu, era il calcio che a noi piace, insomma. Quindi andiamo, torniamo in Turchia, andiamo al sorteggio del secondo turno e l'urna cosa decide per il Galatasaray? Lo manda in Svizzera, se ricordo bene, non sì, lo ricordo, sto leggendo. Esatto, viene sorteggiato con il Neuchâtel Xamax, quindi in Svizzera, campo abbastanza anche amico del Galatasaray, visto i tifosi, moltissimi tifosi immigrati turchi che ci sono in Svizzera anche oggi quando gioca una squadra della Mezzaluna, e in quel caso appunto nella Svizzera francese. Allora, il 26 ottobre del 1988, questa è una partita che proprio mi è rimasta impressa, più che questa quella del ritorno, perché l'andata perse 3-0 di Galatasaray. Neuchâtel Xamax vince 3-0 e nessuno più avrebbe scommesso un centesimo, anche se allora ufficialmente non si poteva scommettere sul passaggio del turno dei turchi. Esatto, furono gli Uti al 52esimo, poi Chassot e De Castel decretarono il 3-0. Il 9 novembre del 1988 il Galatasaray a Istanbul, ricordiamo che si giocava nel vecchio stadio, la Lisa Mien, che poi è stato demolito nel 2011, adesso si chiama Türk Telekom Arena, ma ai tempi era lo stadio mitico Lisa Mien. A questo stadio si giocò appunto il 9 novembre, il Galatasaray sceso in campo convinto di almeno far bella figura, invece successe incredibile. Al 19esimo Uğur Tütüneker portò la squadra in vantaggio per 1-0. E nonostante gli attacchi il primo tempo finì così. Il secondo tempo però si scatenò Tanju Çolak, ancora lui che è stato il mio idolo di quei tempi, al 54esimo il 2-0, ancora Uğur al 77esimo il 3-0, all'80esimo e all'89esimo ancora Tanju il 3, il 4 e il 5-0, quindi un 5-0 clamoroso che ribaltò tutto quanto. Tra l'altro sto vedendo il tabellino della gara d'andata, il Neuchâtel Xamax è andato in vantaggio il 55esimo e avrebbe chiuso con uno scarto normale di 1-0, poi il Galatasaray ebbe 5 minuti finali sfortunatissimi perché risulta che ha preso gol all'87esimo e al 90esimo. Sì, proprio negli ultimi 4 minuti prese il 2 e il 3-0. E tra l'altro al ritorno giocò anche con Denizli, che era squalificato, quindi dovette stare in tribuna, quindi non aveva neanche il suo allenatore a dar forza a bordo campo. Vabbè, inutile dire il tripudio generale, ma qui non finisce la storia di questa partita, perché ci fu uno strascico clamoroso, perché si sa che poi i tifosi turchi, quando le cose si mettono in una certa maniera, diventano anche troppo focosi. Cosa successe in quella partita? Al 20esimo del secondo tempo si infortunava il portiere titolare del Neuchâtel, Cormin Boeuf. Quello di riserva si stava scaldando, che era Adrian Kunz, si stava scaldando a bordo campo per entrare, mentre veniva colpito da oggetti scagliati dalle tribune.
questo si accascia al suolo, oltre a lui arrivano i guardaline, viene colpito anche il guardaline, quindi un disastro, i giocatori che cercano di calmare il pubblico, tutto quanto. Questo è il 20° del secondo tempo, quindi già con la qualificazione insomma acquisita, ma comunque ancora in ballo. Kornbluff, quindi, non potendo entrare il portiere di riserva che era stato stordito prima ancora di mettere piede in campo, Kornbluff rimaneva al suo posto. Neuchâtel prendeva poi 3 gol in 12 minuti. Quindi il Neuchâtel si sentì evidentemente danneggiato da questo, oltre a un'evidente intemperanza del pubblico e di cose non perdonabili su un campo di calcio, fu proprio penalizzato anche per questo fatto in Neuchâtel. Niente, la partita comunque si finì sul 5-0 e finì lì. Il Neuchâtel fece il ricorso e in un primo momento l'incontro venne decretato da ripetere in un paese neutro. Questa era la sentenza dell'UEFA. Ricordiamo che allora c'era tempo per decidere, perché gli ottavi di finale finivano fine ottobre, sì, 6 ottobre, e poi si andava subito in pausa invernale, non come adesso che la pausa è molto ridotta, è praticamente soltanto dicembre e gennaio, e si riprendeva il 1° marzo, quindi c'era tempo di fare appelli, c'era contro appelli, tra gli ottavi e i quarti di finale c'era proprio forse troppo tempo per far parlare le carte bollate, insomma. Infatti era il mese di novembre quello, e appunto la UEFA in un primo momento decise così. Solo che veniva accettato appunto il ricorso dei dirigenti svizzeri dopo gli incidenti del 9 novembre a Istanbul. Ricordo un precedente, una quindicina d'anni prima, tra Borussia Mönchengladbach e Inter, per la mattina in testa buonissima, no? Lì fu effettivamente riprenduta la partita e passò l'Inter, che invece nella prima volta aveva perso tipo 7-1. 7-1, sì, 70-71 se non sbaglio, una cosa così. E io ricordo anche un Olanda-Cipro con il portiere Christodoulou che viene stordito da un petardo, però l'Olanda vinse 8-0 e i ciprioti poi si lamentarono per questa cosa, abbastanza, vabbè. Cosa successe però? Che causa poi minacce di morte contro il presidente UEFA, che ai tempi era il francese Jacques Georges, dovette prendere delle guardie del corpo, subì un sacco di pressioni, appunto minacce da giornali, da tifosi, da tutto quanto, arrivò dalla Turchia il 25 novembre 88 e clamorosamente la sentenza venne ribaltata in secondo grado. Quindi tutto regolare, la partita venne registrata col 5-0, il Galatasaray passò al turno e l'unica, oltre a un'ammenda che adesso non mi ricordo in quanto quantificata in franchi svizzeri, fu decretato la sentenza che il Galatasaray il turno successivo avrebbe dovuto giocare fuori dai confini nazionali, quindi in un campo neutro europeo, ed eventualmente se poi avrebbe passato un altro turno ancora avrebbe dovuto giocare a 300 km da Istanbul in Turchia, ma 300 km dal proprio stadio. A questo punto si va all'urna e esatto. Galatasaray pesca una squadra francese, il Monaco. Sì, terzo turno e andiamo ai quarti di finale. Esatto, ai quarti di finale. Qui il giro delle squadre si fa sempre più difficile, perché ai tempi appunto era rimasto il PSV Eindhoven, il Real Madrid, il Werder Bremen, il Milan, il Monaco, il Göteborg e la Steaua Bucarest. Il Galatasaray pescò il Monaco, la prima partita si giocò il 1° marzo dell'89, nel frattempo era già primavera dell'anno successivo, e una partita ben giocata, ben controllata, che poi fu sbloccata anche qui da Tanju Çolak, il goleador della squadra, con un gol al 20°, e nonostante poi gli attacchi del Monaco riuscì a portare a casa una preziosissima vittoria. Quindi 1-0 in trasferta, era anche la prima volta che il Galatasaray portava a casa un risultato esterno, quindi pareva una missione possibile il passaggio di questo turno.
Al ritorno la squadra, appunto la partita non si poteva giocare in Turchia, quindi scelsero di giocare intelligentemente dove ci sono più immigrati turchi possibili. In Germania, immagino. In Germania, giocarono a Colonia, al Müngersdorfer Stadion di Colonia, il 15 marzo. Questa partita fu molto equilibrata, io ho visto anche qualche video, perché ai tempi, ripeto, non si poteva, dove andavo a vedere le partite in televisione, quindi adesso mi sono rivisto un po' queste partite, se vai su YouTube ci sono, soprattutto su caricate da tifosi turchi, è bello vederle poi col commento turco, certo, eccetera. Quindi questa partita si mise subito bene, 0-0 sembrava tenere, poi al 51esimo un gol di Precasi, che era il capitano ai tempi, sbloccò il risultato per il Galatasaray. Pareggiò George Weah, perché ai tempi giocava nel Monaco, al 65esimo, e niente, la partita finì così e si riuscì a portare a casa un'incredibile qualificazione per le semifinali, mai successo nella storia del calcio turco. Adesso ti faccio io una domanda trabocchetto: chi era l'allenatore di quel famoso, di quella S Monaco, di quel famoso quarto di finale? Di quella S Monaco chi poteva essere? È un allenatore che adesso da quasi 20 anni, si può dire, allena in Inghilterra sempre la stessa squadra. Wenger. Esattamente. Sì, infatti. Era Wenger, che poi da lì passò all'Arsenal, dove si è imbullonato praticamente, sì, alla panchina, caso rarissimo nel calcio. Sì, infatti io non so, forse lì in Inghilterra riescono a fare, anche Ferguson col Manchester, sì, Ferguson è andato in pensione sul posto, sembra un metalmeccanico, insomma, una volta, perché forse c'è più mobilità oramai tra gli operai italiani che sulle panchine inglesi, purtroppo va detto. Possibile che non è, nonostante non è che ha vinto 20 anni di scudetti e Champions, non siano mai state in discussione, in Italia sarebbe una cosa impensabile. No, loro invece sono molto più, guardano molto di più il lungo periodo, il grande periodo, insomma, e poi tante volte secondo me loro dicono un quarto, un quinto, poi un secondo, cioè il livello è comunque sempre un alto livello, mentre invece in Italia se tu vinci 2 scudette a fila, dopo arrivi quarto, non sei comunque il quarto di uno dei maggiori campionati al mondo, ma hai sbagliato, c'è più un modo diverso di vedere le cose. Allora, già che ci siamo, leggiamolo tutto il quadro qui, quarto di finale, così inquadriamo chi rimane. Sì. Gli altri accoppiamenti sono stati Göteborg e Steaua Bucarest, col Göteborg che vince 1-0 all'andata e viene poi travolto 5-1 al ritorno. 5-0 mi dà. A me è 5-1, controlleremo, controlleremo la fonte corretta. Poi il PSV Eindhoven, che era la squadra campione in carica, come dicevi all'inizio, sì, che pareggia in casa 1-1 con un'altra formazione che ha fatto la storia del calcio mondiale, Real Madrid, e poi perde 2-1 al ritorno da Eindhoven, e poi c'è il Milan di Sacchi e degli olandesi, che è forse il turno che ha fatto più fatica, perché ha pareggiato 0-0 prima con il Werder, di cui parlavamo anche prima, e l'ha poi regolato solo con un gol di scarto al ritorno a, sì, al ritorno a San Siro per 1-0, raggiungendo le semifinali dove il Milan avrebbe incrociato il Real Madrid e il Galatasaray avrebbe incrociato lo Steaua di Bucarest, in un incontro, immagino che adesso ce lo racconterai, caldissimo, perché Turchia e Romania sono dalle stesse parti, proprio dalla stessa parte del mondo, insomma, quindi senz'altro c'è, sì, c'è rivalità. Ecco, ricordiamo, visto che se ne parlava oggi in un servizio che ho visto su Sky di Marco Van Basten, che fu proprio lui a realizzare il gol del Milan contro il Werder Bremen su rigore al 31esimo del primo tempo, quindi una qualificazione più risicata quell'anno lì per il Milan col Werder, che è l'unico turno in cui ebbero un po' di difficoltà, perché poi vedremo i risultati di semifinali e finali sono veramente, veramente devastanti. Ma torniamo in Turchia. Sì, appunto il sorteggio mise davanti ai turchi la Steaua, che sembrava tra le tre, tra Milan, Real Madrid e appunto la Steaua, sembrava il sorteggio più favorevole, e lo era anche probabilmente, però quella Steaua era veramente una bella squadra, e infatti poi appunto arrivò in finale. Era la Steaua di Lung, Petrescu, Ungureanu, un Rotario, Balint, gente che poi finì Piturca, Lakatus, allenati da Iordanescu, gente che poi finì a giocare anche in Italia dopo i mondiali del 90, se ricordi. Certo.
Ecco, niente, questa semifinale è stata per me ancora più memorabile, anche nonostante il risultato negativo, perché è l'unica partita